Ciao! Oggi vediamo il tutorial del brano di Fabrizio De André, Quello che non ho. Il brano fa parte di un album che si chiama Fabrizio De André, ma più comunemente conosciuto come L'Indiano, questo per l'immagine appunto dell'indiano in copertina dell'album. Parlando di musicisti che hanno suonato, in particolare della sezione ritmica, in questo album troviamo una accoppiata all'epoca diciamo molto utilizzata appunto nella sezione ritmica degli album italiani pop, in quanto abbiamo Lele Melotti alla batteria e Pier Michelatti al basso. Il brano Quello che non ho è il brano di fatto anche di apertura dell'album. È un brano che ha dei sapori un pochino blues dal punto di vista del giro armonico che viene utilizzato. Quello che nel testo invece viene richiamato nell'album è un po' legato anche all'esperienza di Fabrizio De André fatta durante il rapimento in Sardegna, e in Quello che non ho c'è un po', se vogliamo, anche il punto di vista dei pastori sardi, eccetera, nei confronti ovviamente delle persone più agiate. Il brano ha una strutturazione che non ha la classica strofa, ritornello, bridge come magari siamo abituati a trovare in altri brani. Di fatto abbiamo praticamente sempre lo stesso giro che si ripete un certo numero di volte, ed è quello quindi che andremo a vedere. La linea di basso, che come vedremo diciamo è un po' impreziosita da dei cromatismi un po' in chiave blueseggiante, segue però diciamo spostandosi nei vari accordi lo stesso tipo di impostazione, che di fatto ha una base pentatonica su cui inseriamo appunto dei cromatismi di passaggio. Quindi una volta che abbiamo capito come funziona su un accordo, più o meno la stessa struttura la andiamo a spostare sui vari accordi che poi compongono l'armonia del brano. Il primo giro di brano è suonato senza la sezione ritmica, poi dal secondo giro si parte diciamo con la linea di basso e la sezione ritmica al completo. Vediamo quindi qual è il giro che viene fatto nel momento in cui appunto entra il basso e quindi la sezione ritmica. Bene, questo è diciamo il primo giro di partenza. C'è semplicemente una variante che troviamo poi nel finale di giro che si alterna, diciamo, un giro chiuso diciamo in questo modo e un giro che si chiude con un'altra piccola variante che vedremo dopo. Proviamo quindi a vedere gli accordi. Il centro tonale del brano è in Mi maggiore, ok? Quindi il brano parte con un Mi come accordo, poi andiamo in Si, La, Mi, poi andiamo di nuovo in Si, di nuovo in La, di nuovo in Mi, poi andiamo in Do diesis minore, in Si, in La, di nuovo in Mi, di nuovo in Si, di nuovo in Mi. Ok, questa che abbiamo visto quindi era la struttura armonica dal punto di vista degli accordi con cui andiamo a suonare il brano. A questo punto aggiungiamo il giro che ha questa cadenza, prendiamo il Mi da esempio. Quindi per esempio abbiamo Mi, e questo giro sarebbe un cromatismo Sol, Sol diesis, ok, Sol, Sol diesis, Si, e torniamo in Mi. Ok, questa se volete è un po' l'impostazione del giro che ci portiamo a spasso negli accordi. Allora, il primo Mi
è più corto perché va subito a cadere sul sì e quindi non completa l'intero giro, diciamo, che abbiamo visto. Per cui nel primo mi fa questo. Quindi inizia e fa il cromatismo mi, mi, cromatismo sol, sol diesis, passaggio sul do diesis, si, il do diesis ci serve semplicemente per collegarci al si, quindi si, qui non facciamo il giro perché cambia già l'accordo e va in la, e sulla facciamo solo le toniche. E torniamo in mi e qui facciamo il giro completo che abbiamo visto prima. Ok, quindi come l'abbiamo visto prima, mi, cromatismo sol, sol diesis, si e torniamo in mi. Poi facciamo. Qui facciamo un passaggio per andare sul si e quindi da questo mi, cromatismo come l'abbiamo già visto, sol diesis, sol, la vuoto e andiamo in si e su questo si facciamo, quindi facciamo lo stesso giro che abbiamo già visto prima, cromatismo re, re diesis, fa diesis e poi torniamo sul, indietro, andiamo sul la, io la qui lo sto suonando con la corda vuoto. Quindi esattamente come abbiamo fatto su si e come abbiamo già fatto su mi, stessa impostazione, quindi la, il cromatismo è do, do diesis, mi, ok? Quindi proviamo a mettere insieme questo primo pezzetto, partiamo col mi, si, la, mi, poi andiamo in si, si, la e torniamo in mi. Ok, con lo stesso giro che abbiamo visto, da questo si che chiude l'accordo di mi andiamo in do diesis minore e facciamo. Quindi do diesis, re diesis, mi, sol diesis, ok? Si, e su si facciamo lo stesso cromatismo che abbiamo visto, la, e torniamo in mi. Qui possiamo farlo ovviamente come abbiamo fatto all'inizio, perché dobbiamo poi ritornare sul si, quindi può essere il cromatismo sol, sol diesis, do diesis, si, oppure potremmo anche fare l'altra variante, ok? Stanno bene tutte e due perché sono due modi diversi per atterrare sempre sul si. In uno arriviamo dal do diesis con un tono sopra e poi torniamo indietro, nell'altro arriviamo facendo un pezzetto di scala cromatica e quindi da la e ci atterriamo sopra, ok? E a questo punto ritorniamo sul giro che facevamo sul mi, quindi dopo il si, che questo è quello che già facevamo, e torniamo sul mi. Qui bisogna ricordarsi che in questo passaggio c'è questo mi che cade in levare. Ok? Lo sentite chiaramente sull'originale perché anche gli altri strumenti fanno questa cosa. Ora, questo è il nostro giro base. Come dicevo, la seconda volta, quando ripetiamo tutto questo giro, la chiusura del giro è questa. Quindi ci aggiungiamo do, si, la, sol e il si, ok?
Quindi, se volessimo sentire tutto come se fosse il secondo giro, quello che ha la variante, verrebbe fuori questo. La differenza tra i due giri è che uno chiude direttamente in Mi, il secondo dopo il Si fa ancora questo passaggio. Ok, e questo è tutto per quanto riguarda l'impostazione, diciamo, del brano nelle sue varie strofe che vengono ripetute, come dicevo, un certo numero di volte. Abbiamo un'ultima variante che è la coda finale. La coda finale si apre in Mi con questa cadenza. Do diesis, di nuovo Mi, poi va in Sol e va in Re. Ora io su questo Re ho fatto solo questo passaggio, La, Si, Mi, Re, che è un pezzetto di pentatonico, un piccolo frammento. E sempre la stessa cadenza, poi torno in Do diesis, Mi, Sol diesis, Do, e si chiude il brano. Bene, questo è tutto, spero che queste indicazioni possano aiutarvi a suonare questo bel brano di Fabrizio De André. Ciao!